quella persona non abbia, diciamo, in qualche modo intanto recato danno anche alla stessa categoria, comunque ad un comportamento deontologicamente, eticamente, come volete chiamare il soggetto. Quindi l'autonomia in questo senso è ovvio che deve essere, ma d'altro canto se dovessimo legarlo soltanto al giudizio penale, allora potremmo prendere il caso di un errore progettuale fatto.